E allora siamo pronti ad aggiungere la terza azienda che avete scelto voi, grazie al sondaggio che avevo lanciato su Telegram qualche tempo fa, per cui il nostro portafoglio speculativo che stiamo creando sul broker XTB va a rimpolparsi con molta roba, tanta carne al fuoco. Visto che l'avete scelta voi, andiamo anche a vedere nei minimi dettagli di cosa si occupa questa terza azienda, anche perché, avendola scelta voi, voglio anche dire la mia, cosa ne penso io. Anzi, tra l'altro, in tempi poco sospetti, io ci feci un video dedicato circa un anno e mezzo fa. Però scopriamo tutto dopo la sigla. Bentornati sul canale, sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Oggi ritorniamo a parlare di XTB, del nostro portafoglio speculativo, quello che stiamo creando insieme. Tramite questo portafoglio cercheremo di capire se siamo stati veramente bravi. E se riusciremo a essere bravi e battere tutti i benchmark del mondo, di tutto l'universo, e fare un bel 30 più 150% su base annua. Inoltre andiamo anche a capire come si è comportato questo portafoglio con i primi due ingressi, che tra l'altro se fanno male, sapete tutti che è colpa mia, visto che le prime due aziende le ho scelte io in autonomia e sicuramente voi siete molto più bravi di me a scegliere aziende di tipo speculativo. Come dicevo prima, per l'azienda in questione avevo dedicato un video approfondito il 17 luglio del 2020, quando molto probabilmente erano poche le persone che conoscevano Lemonade. Esatto, avete scelto proprio Lemonade. Chi è e cosa fa Lemonade? Beh, per capire il tipo di azienda basta guardare la foto principale sulla homepage del loro sito, della loro investor relation, e vedere che c'è una foto di gruppo. C'è una persona che assomiglia tantissimo in questa foto a Chris Evans, il famoso attore che interpreta Capitan America nell'universo Marvel, solo che in questo caso sembra la sua versione ingrassata, magari dopo che l'hanno buttata fuori dal ruolo. Vabbè, scherzi a parte, qual è il core business dell'azienda? I servizi sono di tipo assicurativo, ma sono particolari ed innovativi, anche a mio parere. Infatti, Lemonade offre assicurazioni per affittuari, proprietari di case, di auto, di animali domestici e anche e assicurazioni della vita. Ma il sistema è alimentato da un'intelligenza artificiale e da un'economia comportamentale. Le compagnie assicurative full stack di Lemonade negli Stati Uniti e nell'Unione Europea sostituiscono completamente i broker e la burocrazia con un robot ad apprendimento automatico che punta a zero scartoffi e a risposte istantanee. È una B Corp certificata. Lemonade offre in questo caso premi non utilizzati a organizzazioni no profit selezionate dalla sua comunità durante il suo give back annuale. È un servizio che attualmente è disponibile negli Stati Uniti e per quanto riguarda Europa, Germania, Paesi Bassi e Francia, ma sta continuando a espandersi a livello globale. A livello di business, però, l'azienda ha incontrato non poche difficoltà. Infatti, i propri earnings sono previsti andare in declino almeno nel breve periodo. Questo non significa che non sia una buona azienda, ma comunque che il management deve fare molto di più di quello che ha fatto fino adesso. Ve lo faccio vedere dal grafico una volta che faremo l'ingresso sulla piattaforma XTB, ma per semplificare adesso, dai massimi raggiunti poco meno di un anno fa, l'azienda è calata in maniera esagerata a dei minimi che sono praticamente quelli che aveva quando è stata fatta la prima quotazione, la IPO. Comunque, pur avendo un calo non indifferente di earnings, per quanto riguarda il fatturato, invece ci si aspetta una crescita futura da almeno un 35% su base annua, che è praticamente 10 volte tanto rispetto al mercato di riferimento. In termini di salute finanziaria non bisogna preoccuparsi, almeno per ora, in quanto l'azienda ha tantissimo cash, ha tantissimi asset e praticamente ha un debito che è vicino allo zero, per cui c'è un ampio margine di miglioramento e di movimento. Sicuramente quello che si nota dai file pubblicati dall'azienda riguardo al Q3 del 2021 è che le spese operative, e in particolare quelle collegate al marketing, sono aumentate moltissimo. Questo sicuramente è un investimento dal punto di vista dell'azienda, ma ovviamente bisogna capire sempre se il marketing e le spese operative vengono poi gestite in maniera oculata al fine di far sì che questo rientri in un fatturato e in earnings futuri che a quel punto possono fare andare a migliorare l'azienda dal punto di vista finanziario. Cosa che fa un po' storcere il naso è che negli ultimi 12 mesi e anche negli ultimi 6 mesi molti insider di spessore hanno venduto particolarmente tanto rispetto alle loro quote possedute. In particolare, negli ultimi 12 mesi quasi 1 milione di quote sono state vendute e negli ultimi 6 altre 600.000 sono state aggiunte, per
Per cui bisogna vedere solo se questi individui volevano portare a casa il capital gain oppure se si tratta di problematiche di cui purtroppo noi non siamo a conoscenza. Comunque, per un video un po' più approfondito, vi rilascio il link al contenuto che avevo creato il 17 luglio del 2020, che lascio qui da qualche parte. Adesso però basta parlare, ritorniamo su XTB, facciamo il nostro ingresso e andiamo a vedere come si è comportato, come si è andato a muovere il prezzo di Levonet dalla sua IPO e anche come si è mosso il portafoglio da quando abbiamo inserito, anzi da quando ho inserito le due aziende. E poi ritorniamo qui per le considerazioni finali e di saluti. Benissimo, eccoci qui sulla piattaforma XDB, come sempre in nero perché così risparmio corrente, risparmiamo qualcosa per l'ambiente. Allora, vi ricordo, piattaforma comunque che è semplicissima da utilizzare. Per cui abbiamo fatto la nostra scelta, Lemonade. Andiamo qui nel nostro campo di ricerca sulla sinistra, in alto a sinistra, e cominciamo a digitare il nome dell'azienda, Lemonade. E come vedete compaiono due aziende, come sempre c'è il CFD e lo stock reale. Ovviamente le stesse strategie che sto utilizzando io adesso, per questo portafoglio speculativo si possono anche utilizzare dal punto di vista dell'utilizzo dei CFD veri e propri. Vi ricordo solo che nel caso in cui non chiudiate la posizione prima della chiusura dei mercati, si andrà a pagare un rollover notturno. Ovviamente, dipende dalle strategie. Noi in questo caso stiamo facendo un portafoglio di tipo speculativo, però comunque basato su sottostanti reali. Detto ciò, ricordatevi che i prodotti CFD sono a leva e per cui hanno dei rischi intrinsechi dovuti al fatto che la leva finanziaria può aumentare i vostri guadagni, ma ovviamente può anche aumentare le vostre perdite, facendovi perdere parte o anche tutto il vostro capitale investito. Per cui cosa facciamo adesso? Io quello che preferisco fare con la piattaforma XTB è di cliccare sul nome dell'azienda, ma sul grafico. Mi si apre il grafico, così vedo come si è andato ad evolvere l'azienda. Tra l'altro voglio un grafico settimanale per vedere l'azienda da quando è stata quotata, per cui da giugno nel 2020, che ha raggiunto questo bellissimo picco quasi ai 180 dollari in questa candela, per poi andare ad affrontare questa parabola discendente che però secondo me ha riportato l'azienda a delle valutazioni che sono ottime, soprattutto perché il business mi piace, per cui sono contento che abbiate scelto questa azienda. Prima di andare ad investire su Lemonade, volevo andare a farvi vedere come si sta andando a evolvere il nostro portafoglio con Virgin Galactic del mio carissimo amico Massimo Cirignotta, Mr. Billions, che è un meno 23%. Bah, buono, no? E poi la Celsius Holdings, questa azienda molto che adoro tantissimo anche io, con un più 1,67%, non l'avete visto ovviamente fra il primo video e questo, ma ha toccato dei picchi che non dico fossero vicini alla Virgin, ma quasi. Questo vi fa capire quanto la volatilità di questo portafoglio possa andare ad impattarci. Per cui, semplicemente per fare un ordine su XTB, come sempre andiamo sul grafico, tasto destro, New Order, ci appare l'Instant Execution. In questo caso io ho già selezionato quante azioni voglio comprare, noi vogliamo investire 1000 dollari, io ho cercato di fare un po' una media fra i 1000 euro e i 1000 dollari in questo caso, 1100 dollari sono 990 euro più o meno, sono 26 azioni, compriamo, ovviamente ci viene detto che è una commissione gratuita perché è sotto le 100.000 euro di transazione, facciamo yes, l'ordine è stato inviato ed è stato eseguito. Vi ricordo che questa perdita è dovuta sia allo spread bid ask, ma anche al tasso di cambio euro-dollaro, che ovviamente viene integrato istantaneamente all'interno della transazione, nonché la commissione di cambio, come vi avevo spiegato nel video iniziale. Questa è una commissione che molti broker mettono e non vi dicono, XTB lo dice, e tra l'altro è una delle commissioni più basse, se non la più bassa, presente sul mercato in questo momento. Per cui abbiamo fatto questo nostro investimento, ritorniamo alla mia postazione. Bene, eccoci tornati qui. Allora, abbiamo inserito la posizione, abbiamo visto come si sta comportando il portafoglio fino adesso creato e vi lascerò successivamente all'uscita di questo video un nuovo sondaggio Telegram nel quale dovrete scegliere la quarta azienda da inserire nel nostro portafoglio speculativo. Vi ricordo che se volete provare XTB trovate il link qui sotto in descrizione, un link affiliato, e se volete provare Lemonade, beh, per quello invece dovete aspettare che i loro servizi arrivino anche in Italia. Ma secondo me ci arriveranno a breve. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti prego di lasciare un bel pollice in su, questo qui è un dito, per l'algoritmo di YouTube. E questo non è un intervento speculativo, però sicuramente farà guadagnare tanto, almeno a me, in termini di apprezzamento, perché fate capire che il mio lavoro vi piace. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Beh, cos'è? Vabbè, è finito il video, per cui anche per oggi è tutto. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!